Ciao a tutti, si parla di emolumenti, se ne è parlato tanto in questi giorni, ma meglio puntualizzare una volta in più che una volta in meno. Allora, questo è il mio foglio di resoconto sommario, insomma, delle spese fatte nel mese di marzo, dal 10 di marzo al 29, quando ci siamo trasferiti qui il primo periodo, e il mese di aprile. Come vedete l'ho divisa per voci, vitto, alloggio, trasporti e altro nell'eventualità. In altro non ho avuto spese aggiuntive, trasporti sono state quelle spese di taxi, di benzina, quelle volte mi sono dovuta spostare in casi particolari, e il vitto chiaramente nel primo mese è costato di più e l'alloggio anche perché sono stata quasi sempre in albergo. Comunque il totale speso per marzo è stato 1.600 euro rotti e per aprile 1.500. Quindi insomma sono riuscita a spendere sui 3.300 euro. Lo stipendio che ci è stato assegnato però c'è che ci è arrivato sul conto corrente di circa 19.000 euro, sono veramente un sacco di soldi. Detratte queste spese noi terremo, come abbiamo sempre detto, i 5.000 euro lordi e queste spese verranno rimborsate solo sulla base di un resoconto puntuale. Questo è quello fatto per grosse voci, ne ho poi uno più specifico e in questa cartellina, vedete anche lo spessore, ci sono gli scontrini che abbiamo ottenuto per dimostrare chiaramente le spese sostenute da tutti. Allora, per essere chiari, di questi 19.000 euro tengo i 5.000, li teniamo tutti, i 5.000 euro lordi che saranno indicativamente tra i 2.500 e i 3.000, bisogna calcolarli ciascuno chiaramente in base alle proprie situazioni, e i 3.200 euro circa che ho speso dalla diaria. Per tutto il resto verrà restituito, tutto il resto sono circa 13.000 euro. Perché questo mese non ho ancora avuto un collaboratore, per cui non ci sono state le spese in più del collaboratore personale. E in ogni caso, in un mese e mezzo sono riuscita a restituire, anzi restituirò, perché per il momento sono ancora bloccati, 13.000 euro, per cui è una bella soddisfazione, tutto sommato. Visto che sarebbe improponibile scannerizzare tutti gli scontrini uno per uno, perché sono già moltissimi per il primo mese e mezzo, quando verrò sul territorio porterò tutto il mio librone di scontrini e chiunque vorrà vederli sarà liberissimo di controllare le spese.